adattarsi o perire, ora come sempre è l'imperativo inesorabile che ci impone la natura. Creare opportunità per gli individui è solo il primo stadio. La vera promessa è consentire agli individui di lasciare un impatto duraturo sulle proprie comunità e sui paesi che abitano. È un passaggio della traduzione italiana del libro diventato bestseller globale Il nostro futuro, scritto da Alec Ross, che è nostro ospite e che sarà intervistato dalla direttrice responsabile di Millionaire, Eleonora Chioda. Quindi un benvenuto a Eleonora Chioda, direttrice responsabile Millionaire, che intervisterà Alec Ross. Vi lascio il palco virtuale del CEOs 21 Sardini Edition a voi e grazie per esserci. Grazie a te Giampaolo. Ciao Alec. Ciao Eleonor, bello vederti. È bellissimo anche per me, benvenuto. Oggi parliamo di futuro e lo facciamo partendo da qui, da una tua frase. Sono un ottimista e un avventuriero. I prossimi 10 anni saranno migliori degli ultimi 10. È tra i più grandi esperti di innovazione al mondo. È stato consigliere per l'innovazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. È venture capitalist, scrittore, imprenditore, è docente e vive in Italia da 8 mesi, dove insegna alla Business School dell'Università di Bologna. Il suo primo libro, Il nostro futuro, è stato tradotto in 24 lingue e è diventato un bestseller in 4 continenti. Il prossimo libro sta per arrivare, siamo tutti in grande attesa, intrepidante attesa, arriverà edito dalla Feltrinelli alla fine di settembre. Laureato in storia, perché studiare il passato mi ha aiutato a capire il futuro. È una grande firma del New York Times e ha lavorato per anni sulla frontiera del cambiamento. Viene da Baltimora, ma ha origini abruzzesi, è innamorato del nostro paese e parla italiano benissimo. No, purtroppo sbaglio troppo, ma ho un'anima italiana, quindi penso che sia meglio se tento di parlare con te questa sera in italiano. E mi dispiace per gli eventuali errori, perché ci sono. No, non sbagli neanche un congiuntivo, questo io lo so. Anzi, quindi ti do veramente il benvenuto e sono molto felice di parlare con te oggi. Alec, gli Stati Uniti avevano probabilmente grandi opportunità per te, eppure tu hai scelto di venire in Italia. Perché? Questa è una bella domanda. Sono 3 i motivi per cui ho scelto di venire in Italia. Per prima cosa volevo che mia moglie e i miei figli vivessero le esperienze che ho avuto io. Ho vissuto per un anno a Roma quando ero molto giovane con i miei nonni, ho poi vissuto a Bologna per un anno quando ero all'università e volevo che vivessero l'Italia come qualcosa di più di una vacanza, ma per integrarsi davvero nella comunità e per vivere l'Italia come qualcuno che vive qui, non solo le vacanze qui. Il secondo motivo è perché amo la scuola in cui insegno all'Università di Bologna. Si concentrano molto sull'apprendimento interdisciplinare ed è un corpo studentesco molto internazionale. Ad esempio, ho appena ottenuto un corso con 46 studenti provenienti da 21 paesi. E quella terza cosa ha qualcosa di più a che fare con la mia anima, allo stesso modo in cui se vieni da una città e se c'è un cibo specifico, una pasta specifica che ha solo un sapore corretto se lo mangi in quella città, fatto dalla tua famiglia, fatto da un ristorante in cui sei andato da anni, e quando sei lontano da esso per mesi o anni ti manca. E così anche la mia anima ha sentito la mancanza dell'Italia. Gli Stati Uniti sono paesi meravigliosi e potenti, ma credo di avere un'anima italiana. Ecco, è per questo che sono qui in realtà. Senti, tu in parecchie interviste che abbiamo fatto in questo anno, più volte mi hai detto quando smetti di imparare, la tua vita è finita. Ecco, che cosa hai imparato in Italia in questo anno? O che cosa hai visto di bello? Sono tante le cose belle che ho visto in Italia. Una delle cose che mi ha colpito di più è che la bellezza non è qualcosa di,
disaggregato da un parte all'altro del paese, ma esiste dall'estremo nord all'estremo sud, tutte le altre parti. E la cultura e il cibo possono cambiare tra le città, non solo tra le regioni. E durante il mio tempo qui, soprattutto dopo la riapertura, cerco di viaggiare ogni settimana con la mia famiglia e di sperimentare qualcosa di nuovo. Cosa ho imparato? Penso che la cosa più importante di aver imparato è che il capitalismo dei stakeholders può funzionare, perché l'ho visto qui in Italia. Sono un partner di un fondo di venture capital con oltre $1 miliardi di assets in under management, in gestione. Abbiamo fatto un sacco di soldi ora più di 20 investimenti. E una delle cose che io e i miei partners vogliamo è che il nostro capitalismo funzioni in un modo da avvantaggiare tutti gli stakeholders, non solo i shareholders, ma anche i clienti, i dipendenti, la comunità. E l'ho visto qui, ho visto dei modelli di stakeholder capitalism che funziona molto bene qui, e questa è la cosa più importante che ho imparato. Che bello, che bello. Senti, abbiamo iniziato con una tua frase, che tu sei un grande ottimista, no? E mi ha colpito molto quando tu dici: i prossimi 10 anni saranno migliori degli ultimi 10. Ecco, perché? Cioè, come immagini il futuro dopo il Covid, dopo questa pandemia? Allora, penso che questo periodo di Covid ci ha dato tempo per molta introspezione, e da questa introspezione ci sarà molta innovazione umanistica. Costruiremo cose per cercare di migliorare le nostre vite, non solo per accelerarli. È anche vero che dopo grandi conflitti come la Prima Guerra Mondiale ci sono movimenti meravigliosi nelle arti. Pensa alla letteratura prodotta negli anni 20 e all'arte prodotta negli anni 20. E mi aspetto che ci sarà una specie di, non solo la parola in italiano, ma revival, una rinascita quasi, sì, nelle arti e nella musica, che sarà molto potente. E penso anche che abbiamo visto con lo sviluppo dei vaccini cosa è possibile fare con la scienza. I vaccini sono stati in 8 mesi invece di 5 anni a causa dell'applicazione di powerful big data analysis, e ora possiamo applicare le stesse pratiche che usiamo per lo sviluppo di vaccini, per lo sviluppo di altre malattie, inclusi il cancro. Quindi dopo Covid immagino che saranno dei sviluppi nelle scienze molto molto interessanti. E come possiamo o dobbiamo prepararci? Penso che stiamo assistendo ad alcuni passi positivi intrapresi dal governo per investire in infrastrutture e sistemi che sono stati interrotti per troppo tempo. Penso che dobbiamo prepararci per il prossimo decennio in un modo che lascia il passato alle spalle. Tutti noi che abbiamo vissuto e lavorato in Italia sappiamo quali sono i problemi qui. Ma invece di parlarne e lamentarci, è tempo per noi di fare i cambiamenti aggressivi. E questo va dal sistema giudiziario e tutti i regolamenti, alla digitalizzazione, a certe anche dimensioni culturali che penso sappiamo che ci trattengono. E l'altra cosa che vorrei aggiungere a questo, che so forse discuteremo più tardi, è che dobbiamo impegnarci con l'audacia, con audacity, e non possiamo fare piccoli passi per prepararci per il decennio a venire. Dobbiamo fare grandi passi, dobbiamo essere proprio coraggiosi.
Mi ricordo che in un'intervista mi avevi detto: siate affamati come lupi d'inverno, siate proprio coraggiosi, siate forti. Ecco, ma tu che credi nel futuro e resti appunto un grande ottimista, poi come si trasforma l'ottimismo in azione, in pratica? Sì, penso che ci sia qualcosa che possiamo fare a livello di governo, a livello di imprese e a livello personale. A livello di governo dobbiamo sbarazzarci di gran parte della nostra burocrazia. È ridicolo la quantità di scartoffie che mi serve per rinnovare il mio permesso di soggiorno. Sono più scartoffie di quanto ci voglio per fare un investimento di $1 miliardo a Londra o negli Stati Uniti. Ma è vero, dobbiamo abbracciare la digitalizzazione e creare le condizioni che rendono più facile essere un imprenditore. Come ti ho detto prima, è troppo difficile essere un imprenditore in Italia. È come correre in una corsa con uno zaino pieno di sassi. È compito del governo apportare questi cambiamenti, ma per le imprese penso che l'opportunità sia quella di diventare meno gerarchiche e creare più opportunità per i giovani. A livello individuale, la cosa più importante che si può fare è cambiare, direi, la mentalità. Dobbiamo passare dal pessimismo all'ottimismo, come abbiamo discusso, per il semplice motivo che solo gli ottimisti cambiano il mondo. I pessimisti raramente realizzano qualcosa. Bevono il loro caffè, parlano di tutti i problemi della loro vita, vanno a lavorare e non portano a termine nulla. Non rendono il mondo un posto migliore. Abbiamo bisogno di ottimisti. E con una mentalità ottimistica a livello individuale, tutto è possibile. È vero. Non è facile, ma è vero. Quindi, torno un attimo sulle imprese, anche se già me le hai accennate, no? In che modo le imprese, le aziende italiane possono intraprendere la strada dell'innovazione? Allora, potrei parlare per ore su questo, ma darò un esempio breve e concreto. Utilizza la scienza dei dati, data science. Sì. La terra era la materia prima dell'era agricola, il ferro era la materia prima dell'era industriale e i dati sono la materia prima dell'economia di oggi e di domani. Sono stato recentemente nella campagna dell'Emilia Romagna in visita ad un'azienda che si chiama Marchesini. E se pensi all'immagine dei vaccini Pfizer, quella bottiglietta con dentro il liquido, sono sicuro che lo sappiamo tutti dai giornali e dalla TV, ma quello che potresti forse non sapere è che tutti i miliardi di imballaggi che sono viene fatto per ogni vaccino ovunque nel mondo per Pfizer viene fatto in Italia. E il motivo per cui viene fatto in Italia rispetto a un mercato di lavoro a basso costo in Asia o in Sud America è a causa del requisito dell'eccellenza. Il necessario livello di precisione e qualità esiste in Italia. È anche vero che per poter produrre così tante confezioni in così poco tempo bisogna saper innovare. E quello che ho visto alla Marchesini entrare nella sua fabbrica è stato come entrare in uno dei film di fantascienza di quando ero giovane. Sì, c'erano robot abilitati dell'intelligenza artificiale che stampavano in 3D queste bottiglie di vaccino. Era tutto utilizzando il data science. Quindi una cosa che direi: l'uso del data science nelle nostre imprese è importantissimo.
Esatto. Andrò a visitarla, andrò a intervistarla questa sera. No, no, ti introduco, Eleonor, molto volentieri. Grazie, grazie Alec. A proposito invece di donne, ho trovato una frase che tu hai dichiarato in un'intervista che mi è piaciuta moltissimo, che dice: i paesi e le aziende che fanno di più per migliorare le condizioni lavorative delle donne sono quelle che avranno più successo in futuro. Ecco, come possiamo dare alle donne più potere nel punto, cioè nel mondo economico, in campo politico, in campo delle materie scientifiche? Allora, penso che ci siano tre cose. In primo luogo, smetti di pensare alle donne come solo dipendenti nelle risorse umane e nelle comunicazioni. Sì. Non c'è niente sbagliato nel lavorare nelle risorse umane e nelle comunicazioni. Questi sono campi importanti, ma è diventato quasi automatico per noi creare opportunità per le donne in questi lavori. Al contrario che nelle vendite, nelle ingegnerie, nelle operazioni aziendali o in altre funzioni esecutive. E quindi la prima cosa che facciamo è cambiare la nostra mentalità, la mentalità su come appare un dirigente e come si agisce, perché i modelli mentali che abbiamo sono implicitamente maschili. E penso che in particolare emergendo da COVID, alcuni dei attributi che associamo alle donne, ad esempio l'intelligenza emotiva, aumentano in importanza. La seconda cosa che dobbiamo fare è investire su di loro, e per investire intendo proprio soldi. Non sono molti le imprenditrici, questa è una parola difficile per mia bocca americana, ma non sono molte le imprenditrici in Italia su cui stanno investendo i fondi. Quando la donna è l'amministratore delegata. E poi terzo, senti, gli uomini devono essere disposti a fare da mentore alle donne. A volte hanno paura perché hanno paura di come potrebbe essere. E quando le persone vedono un uomo e una donna, troppo spesso pensano immediatamente al sesso, invece di pensare solo a come un uomo e una donna possono avere una relazione d'affari positiva e produttiva. E quindi sì, il tutoraggio è molto importante, e quindi è importante che gli uomini guidino le donne e riescano a farlo senza questi aspetti del sesso. Sì. Senti, con il tuo fondo Almo hai investito in oltre 20 startup in tutto il mondo, ci raccontavi prima. Hai mai investito in una startup italiana e se ne hai conosciute quest'anno? Allora, non ho ancora investito in un'azienda italiana. Ho visto delle grandi startup italiane e penso di... uno che descriverò per un attimo è Music Match, che è la piattaforma più... Max Ciocciola. Sì, questo imprenditore pugliese, Max Ciocciola. Per me Music Match e Max Ciocciola sono esempi di come i startup italiani possono giocare e vincere a livello mondiale, perché c'è l'ambizione. Io non investirò in un'azienda che pensa solo che verrà 1 milione di euro o 10 milioni di euro. Deve avere l'ambizione di valere molto di più. Nelle metriche del capital di venture capital abbiamo bisogno di una maggiore ambizione. E quindi ci sono dei grandi startups, ma io ho dei occhi aperti per l'ambizione. Per me l'ambizione è la cosa più importante adesso per i startups italiani. Sono d'accordo e credo che ce ne sia anche tanta di ambizione in Italia. Certo, bisogna puntare in alto. No, è vero.
Cosa possono fare secondo te comunque le nuove generazioni, i giovani, per creare imprese di successo? Sì, questa è una domanda molto importante. Penso che c'è troppa paura nella nuova generazione e la paura è il cancro per le startups. Non tutti avranno successo, ma dobbiamo riconoscere che impariamo di più dai nostri fallimenti di quanto impariamo dai nostri successi. Direi anche per la nuova generazione è smettere di guardare al governo per tutte le risposte a tutto. Bill Gates, Jack Dorsey, Elon Musk, nessuna di queste persone si è mai preoccupata di un minuto del governo, si rivolge al governo per sostenere il proprio lavoro di startup. Quindi penso che ci sia un po' troppo dipendenza dal governo tra gli imprenditori in Italia e vorrei dire ai miei imprenditori di smetterla di parlare di governo. Smettila di pensare al governo, smettila di chiedere al governo il permesso di fare le cose e andate a farle voi stessi. Certo, senti, prima hai accennato il concetto del fallimento. Ecco, in Italia c'è paura di fallire, c'è questa paura e continua a esserci, nonostante ne parliamo, ci raccontiamo, scriviamo che insomma gli errori sono la più grande lezione che possiamo apprendere. Ecco, ma che cosa possiamo fare per cambiare un po' la nostra cultura? Questa è una sfida generazionale. Penso che questa sia una sfida generazionale. E per me c'è un'espressione che tento di farlo in italiano, fatto da Teddy Roosevelt, un grande presidente degli Stati Uniti. Lui ha parlato del crepuscolo grigio e di rimanere fuori del crepuscolo grigio. E lui ha detto, è molto meglio usare gesta possenti, vincere gloriosi trionfi, anche se a scacchi dal fallimento, che classificarsi con quei poveri spiriti che non amano molto né soffrono molto perché vivono in un crepuscolo grigio che non conosce vittoria né sconfitta. E quindi io come professore, come investitore, quando io parlo ai giovani, io gli dico: vai fuori del crepuscolo grigio, non hai paura. Bella questa immagine, non la conoscevo, poi la scriveremo Alec. Sì. Senti, questa è una curiosità che mi è venuta adesso mentre parlavi. Com'è stato lavorare al fianco di Obama e che cosa ti ha lasciato, cosa ti ha insegnato? Allora, per 6 anni, tra l'altro, ho letto che hai lavorato con Obama. Sì, sì, con Obama. Direi una cosa all'inizio, che è il stesso uomo in privato che vediamo nel pubblico. Quello che voi tutti avete visto di Obama è il giusto Obama. Questa è una cosa molto importante, perché molto spesso questi personaggi grandi sono diverse persone in momenti privati. Una cosa che mi ha insegnato è quando si arriva a un momento difficilissimo, lui è sempre tranquillo. E il più che c'è un casino fuori, il più che c'è un vero pericolo, è ancora più tranquillo. Quindi ho imparato di lui come respirare e come essere obiettivo nei momenti molto difficili. Ho anche imparato di lui che al centro di ogni decisione, che è una decisione molto difficile, quando c'è dubbio, vai con i valori. Con i tuoi valori è meglio. Lui mi ha sempre detto: it's better to lose with honor than to win without your values. È molto interessante. C'è una differenza tra intelligenza e saggezza, ma nel caso di Obama ne ha tutte e due.
Bello. Senti Ale, il tempo corre, ho ancora qualche domanda per te, un messaggio diciamo take away come dite voi, e tre cose che possiamo fare subito, ora noi appena abbiamo finito magari anche questa conversazione, per iniziare a costruire il nostro futuro. Ok, tre cose. Numero uno, da più potere ai giovani. Se sei seduto a un tavolo e tutti somigliano esattamente e sono della tua generazione, sbagli. Prendi i giovani sul serio e investi su di loro. Numero due, più responsabilità alle donne, perché le donne sono la risorsa più sottoutilizzata nel business italiano. E non farlo solo perché è la cosa giusta da fare dal punto di vista della giustizia sociale, fallo perché è nell'interesse delle tue aziende. E quindi cambi il tuo modello mentale per quello che un leader può essere. Può essere un modello più femminile e può funzionare bene. E numero tre, come abbiamo discusso durante questo bel dialogo, non aver paura. Abbiamo tutti successi e fallimenti. Anch'io ho avuto i miei successi e i miei fallimenti. Ma se avessi lasciato che i miei fallimenti mi trattenessero, non lo avrei mai fatto. E se avessi avuto paura di fallire di nuovo, non sarei mai andato a lavorare per uno come Barack Obama, perché tutti si diceva non avrebbe alcuna possibilità di diventare presidente. Non avrei investito in alcune delle startups in cui tra altre persone pensavano fossero un rischio troppo alto, che ora stanno facendo a me e ai miei partners milioni di dollari. Dobbiamo essere ottimisti. Ricorda, solo gli ottimisti cambiano il mondo. La cosa più importante che puoi fare all'inizio di ogni giorno è di meditare e impostare la tua mente in una mentalità molto ottimista. Quindi questi sono tre pensieri. Che bello, dare più potere ai giovani, dare più potere alle donne e non aver paura. Davvero ho il cuore pieno di cose belle di quel che ci hai raccontato, anche se l'immagine dell'imprenditore con lo zaino pieno di sassi è pesante, però veramente Ale, che io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, per tutte le interviste che hai rilasciato a tutti i giornalisti italiani che veramente in quest'anno ti abbiamo fatto lavorare un sacco, e perché hai dimostrato di conoscere molto bene il nostro paese e di insomma spingerci a essere degli ottimisti. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi.